Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: «Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio», mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Con il Vangelo di questa domenica, Luca ci presenta la conclusione del grande discorso della pianura che Gesù fece ai suoi discepoli e alle folle. Un discorso nel quale ha dato la risposta alla domanda più profonda del nostro cuore, e cioè: dove troviamo la felicità? Come possiamo realizzare la nostra vita? E ha suggerito anche qual è l'orizzonte all'interno del quale dobbiamo muoverci. Un orizzonte umano: fai agli altri quello che vuoi gli altri facciano a te, cioè sii tu il cambiamento che desideri nel mondo, e una cornice più spirituale: sii misericordioso come è misericordioso il Padre tuo che è nei cieli. Oggi il Vangelo di Luca appunto ci presenta degli esempi pratici, una parabola, come lui stesso l'ha definito, una serie di immagini che ci aiutano a capire la parola del Signore Gesù e soprattutto come concretizzarla. Sono degli esempi facilissimi, evidentissimi, che ci fanno immediatamente percepire qual è la volontà del Signore Gesù. Chi non capisce che se un cieco guida un altro cieco, entrambi vanno a cadere nel fosso? Questo è un invito da parte di Gesù a ciascuno di noi a non considerarci uomini che vedono, illuminati nei confronti delle altre persone, perché a volte anche noi possiamo essere ciechi, possiamo non vedere, non aver chiara la strada sulla quale camminare, e perciò non possiamo farci guide e maestri dei nostri fratelli. Del resto Gesù, in altre pagine del Vangelo, soprattutto in quello di San Matteo, ci aveva detto che uno solo è il nostro maestro ed è lui stesso. Uno solo è il nostro padre, uno solo è colui che ci guida. Colui che ci guida è lo Spirito Santo che Gesù ci ha mandato dopo la sua risurrezione ed ascensione al cielo. Sarà lo Spirito a ricordarci tutto ciò che Gesù ci ha insegnato e a condurci alla verità tutta intera, alla verità su Dio, alla verità su noi stessi, alla verità sugli uomini che sono nostri fratelli e nostre sorelle. Questa è la verità che dobbiamo far nostra, questa è la realtà che dobbiamo proporre prima a noi stessi e poi agli altri. Non siamo perfetti, siamo immagine di Dio, siamo chiamati a raggiungere ciò di cui siamo immagine, cioè la realtà di Dio, ma siamo in cammino. San Paolo dirà che il tesoro che il Signore ci ha dato lo teniamo in vasi di argilla, in vasi di creta, e la creta, oltre che fragile, è anche impura. In ciascuno di noi
C'è la bellezza dell'essere immagine e somiglianza di Dio, ma c'è anche la fragilità della creatura, c'è anche l'eredità di Adamo, che ha preferito insieme con Eva cogliere il frutto dall'albero della trasgressione che ha portato per loro la fragilità umana e anche in eredità la morte e il peccato. Invece noi, attraverso lo Spirito, possiamo cogliere il frutto dell'albero della vita, quello su cui Gesù ha steso le sue braccia, l'albero della croce, che è per noi il segno dell'amore totale, esagerato, che Dio ci ha mostrato e è segno della vita nuova che, donandoci la sua vita, Gesù ci ha dato. Allora non facciamoci maestri prescindendo dallo Spirito, non facciamoci guide prescindendo da Gesù. Impariamo quello che Gesù dice, quello che lo Spirito ci fa ricordare e quello insegniamo prima di tutto a noi stessi e poi agli altri, in modo tale che nessuno possa dire di noi: ma guarda da che pulpito viene la predica. In modo tale che nessuno possa dire di noi: ipocrita. Chi era l'ipocrita nell'antichità? Era l'attore di teatro che sul palcoscenico recitava una parte. Noi dobbiamo eliminare le maschere dalla nostra vita. Siamo in tempo di carnevale e le maschere sono di casa, ma la prossima settimana il carnevale sarà finito e dobbiamo tornare alla realtà. Dobbiamo eliminare le maschere che ci fanno pensare di essere perfetti, quel perbenismo di facciata che a volte ci porta a giudicare i nostri fratelli e anche Dio stesso. Quella presunzione di essere migliori degli altri e quindi pronti a puntare il dito su di loro. Non possiamo togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello, ci dice Gesù, se prima non togliamo la trave dal nostro occhio. Il bravo maestro ci invita a fare pulizia prima in casa nostra, a fare chiarezza prima nel nostro cuore e nella nostra mente, nella nostra vita e nella nostra fede, prima di rivolgerci agli altri per indicare la strada. E in questa operazione il Signore Gesù, attraverso il dono dello Spirito, ci farà capire su che cosa dobbiamo effettivamente puntare. Dice Gesù: non vi dovete preoccupare di pagare la tassa sulla menta e sul cumino, che erano erbe, piante sulle quali non era dovuta la tassa, che invece si doveva pagare soltanto per il grano, per il vino e per l'olio. E invece, preoccupandoci di queste minuzie, dice Gesù, noi ci dimentichiamo della giustizia e della misericordia. E con un'altra bellissima immagine diceva Gesù: filtriamo il moscerino e ingoiamo il cammello. Non possiamo, non dobbiamo essere così. Non dobbiamo lasciarci attrarre dal rumore che fa un albero che cade. Dobbiamo avere occhi per notare la foresta che cresce. Questo è ciò che ci chiede il Signore oggi. Guardare il foglio bianco, non semplicemente il puntino nero che in mezzo ad esso eventualmente dovesse essere. Guardare a Dio così come Gesù ce lo ha presentato, con il volto che Gesù ha espresso, volto d'amore e volto di misericordia, non un Dio giudice e giustiziere, non un Dio che sta lì a controllare le cose piccole e banali della nostra esistenza. Quando Gesù ha raccontato la parabola del giudizio finale, non ci ha detto che dobbiamo avere le mani pulite ma vuote, ma che dobbiamo avere le mani eventualmente anche sporche, ma piene di opere di carità verso i fratelli. Dobbiamo aver dato da mangiare a chi aveva fame, da bere a chi aveva sete, vestito a chi era nudo, casa a chi ne aveva bisogno. Ed ecco allora le ultime due immagini che il Signore Gesù utilizza. Non c'è albero buono che non porti frutto buono e non c'è albero cattivo che non porti frutti cattivi. Non si possono raccogliere
i fichi dai rovi, né l'uva dalle spine. Ecco perché abbiamo messo come sfondo della buona novella di questa domenica delle piccole piante già cariche di frutti, che sono chiamate a diventare più grandi e a portare ulteriori frutti, frutti più abbondanti, più grandi, più numerosi. Noi dobbiamo essere alberi buoni che portano frutti buoni. Noi dobbiamo avere su noi stessi e sugli altri lo sguardo di Dio Creatore, che diceva di tutta la realtà è cosa buona e degli uomini e delle donne è cosa molto buona. Fra l'altro, anche se noi abbiamo come sfondo delle arance e dei limoni, i frutti a cui fa riferimento Gesù sono i fichi e l'uva, i frutti che esprimevano la terra di Israele, la terra promessa. I fichi esprimevano attraverso la loro dolcezza proprio l'amore di Dio e la sua misericordia. L'uva esprimeva attraverso il suo frutto, che è il vino, la speranza, la gioia, il regno nuovo che il Signore Gesù era venuto a portarci, il dono dello Spirito Santo. E Gesù ci dice che chi venisse nelle nostre comunità, chi venisse in contatto con ciascuno di noi, deve trovare questa dolcezza, deve trovare la gioia del vino nuovo. Non deve trovare le spine, non deve trovare le ferite, non deve trovare qualcuno che giudica senza misericordia. E infine il riferimento al cuore, che oltre a farci guardare alle azioni, ai frutti dei nostri comportamenti, ci fa guardare anche alle parole. Il cuore si esprime attraverso le parole, ci dice Gesù. Dalla pienezza del cuore emergono parole di conseguenza. Se il cuore è pieno di bene, le parole saranno buone. Se il cuore è pieno di male, le parole saranno cattive. Siano le nostre parole, parole che portino frutti dello Spirito, parole che esprimano l'amore e la gioia, la pace e la mitezza, la benevolenza e la bontà e anche il dominio di sé. E mettiamo da parte le opere della carne, le ingiustizie, le insulsaggini, le trivialità, le orge, tutte le cose brutte e cattive che ci possono venire in mente. Allora, all'inizio della Quaresima, che mercoledì prossimo inizierà, scegliamo Gesù come la nostra guida, scegliamo lo Spirito Santo come nostro Maestro, scegliamo loro come i nostri influencer e seguiamoli sulla strada che aprono per noi. Anche per noi presto giungerà il mattino di Pasqua, la risurrezione, la vita nuova che il Signore è venuto a donarci attraverso la sua esistenza e il dono della sua vita sulla croce.